La tradizione casearia in Abruzzo ha radici molto antiche che si intrecciano indissolubilmente con la storia della sua popolazione, dedita da secoli alla pastorizia. Nella nostra zona, qui intorno al paese di Roccamorice, negli anni 70-80 quasi ogni famiglia aveva degli animali da latte. Queste montagne infatti erano piene di greggi e l'autoproduzione dei derivati del latte era molto diffusa. Ora sono rimasti davvero in pochi ad avere degli animali. Oggi intervistiamo Agostino, uno dei pochi che continuano ad occuparsi di pastorizia sulle nostre montagne. Agostino, quante pecore e capre hai? Io ce ne ho 20, ma dopo c'è un altro amico che ce n'ha 15. Il totale sarebbe 35, insomma. Tra pecore e capre? Tra pecore e capre, cioè abbiamo 15 capre e 20 pecore tra tutti e due. Quindi non sono tutte e due? No, no. Prima si usava, si mettevano assieme anche 10 persone, ma facevano un gregge di 200-250 per dire. Adesso perché siamo rimasti pochi, allora il gregge viene di meno, per esempio. Ma siamo pure un pochettino, l'età comincia ad aumentare, è pure più facile a gestirle quando sono di meno. Certo. E invece come funzionava prima, quando le avevate tutte insieme? Prima si faceva di più perché c'era più aiuto, c'era più forza e si doveva andare sopra le montagne. Invece quest'anno adesso è differente perché non si coltiva più, allora si mantengono più basse dalle montagne, no? Mm-hmm. E dopo se il mese di maggio, per dire, il primo mese di maggio si mischiava tutti quanti assieme e si andava su alle montagne. Dopo di un paio di settimane si misurava il latte per vedere ogni quanti giorni ti toccava andare con le pecore. E come si stabiliva chi doveva prendere il latte ricavato dalla mungitura? Si misurava. Si chiama la galletta, quello ci fa 5 litri di latte ognuno di quello. Se tu facevi 10 litri, per esempio, sarebbe due gallette di latte. Boh, se, diciamo il caso, se tu tutti quanti assieme si fa 20 gallette di latte, il conto sai come viene fatto? Tu che ce ne hai due, devi fare il totale a due gallette di latte al giorno, deve arrivare a 20. Allora a te ti toccherebbe ogni 10 giorni, per esempio, mi capisci? Sì. È facilissimo a farlo funzionare il conto. E com'è la giornata al pascolo? Ti piace? Va bene, specie questi tempi qua, perché quando arrivano le 10 del mattino loro hanno mangiato, è caldo e si mettono all'ombra. Si mettono all'ombra loro, pure il pastore si mette all'ombra sotto una quercia, sotto una pianta, no? Allora i sistemi che usiamo qua sotto si ritarda un po' la sera per farle mangiare, no? Che rifresco un po' l'aria e quelle mangiano di più la sera. Iniziate presto la mattina? Sì, alle 6 siamo già pronti per incominciare la giornata. Una bella attività. Sì. Sicuramente svolge un lavoro che permette di stare a pieno contatto con la natura e all'aria di buona montagna. Sì. Ma hai mai incontrato cervi, orsi o lupi durante il pascolo? Lupi sì. Anche qua su questa zona, su questo posto, l'ho visto parecchie volte. Ed è mai capitato che una pecora sia stata sbranata dai lupi? Sì, tante volte. Anche adesso al giornaliere succede. Sì. Vedo che avete dei cani con voi. I cani sono la migliore che si può avere per le pecore con i lupi, insomma. Uh-huh. Sempre che non vanno troppo, ma se tu fai caso quando c'è la nebbia, che il greggio non si, quando sono 200 pecore diciamo, uh-huh, quelle si allargano, uh-huh, e tu non riesci nemmeno a vederle tutte certe volte. I cani sono sempre in mezzo alle pecore che li guardano, che controllano loro le pecore. Quindi fanno loro un bel lavoro. Sì, è un grandissimo aiuto i cani. Certo. E quanto latte viene prodotto ogni giorno? Beh, come questo, che so poco, produciamo forse 50-50 litri al giorno. Capito. Con il latte cosa producete? Con il latte facciamo formaggio speciale dopo, no? La ricotta è qualcosa di buono perché l'erba è erba di montagna, tutta come una cosa genuina, per esempio, no? Come formaggio voi il pecorino? Pecorino, sì. Di ottima qualità. Che buonissimo, insomma, sì. È rinomato. E sappiamo che con la carne di pecora si produce anche un altro piatto tipico abruzzese. La pecora alla carnaia per incominciare. Sì. Dopo gli arrosticini è qualcosa, chi è che non li mangia? Sì. È qualcosa di speciale, no? Sì, è vero. Dove i capretti, gli agnelli, roba locale, per esempio, roba buonissima. Genuina. Genuina, E cosa...
prego. Specie la produzione che facciamo noi, per esempio, con 20 pecore, 50 pecore, è un po' differente da quelle che ce n'hanno 200. Perché noi mettiamo più attenzione agli animali, perché è più facile a controllarla, a, star, you know, a gestire, perché sono poche, invece quando il gregge assai ti sfuggono pure, mi capisci? E quindi anche il formaggio? È uguale col formaggio, no? Il risultato è migliore. Cioè. Il risultato è migliore, perché sono di meno. E cosa fate per tenere le greggi in buona salute? Hanno bisogno di vaccini o di... Il vaccino al mondo di oggi sono come gli esseri umani. Tutti i giorni li devi guardare queste cose. E dopo quello che è importante è che li devi far mangiare, pure li devi governare bene, specie d'inverno che stanno dentro la sala, che mangiano roba asciutta, no? Uh-huh. E ci vuole un po' di granduco, li devi stare dietro un pochettino, li trattate bene, insomma, bisogna trattarle bene, sì. E infatti si vede che il gregge è vivace, dimostra un'ottima salute. sì, queste sono tutte in piena forma, insomma. Si vede. Sì. Bene, ti ringraziamo Agostino per le informazioni che hai condiviso con noi. Sì. Adesso vogliamo vedere anche come fate la mongitura. Allora, dopo una giornata passata al pascolo, siamo ora al momento della mongitura. Che tipo di momento è questo? Rilassante? È abbastanza bene, rilasciante, perché tu gli aiutanti, per esempio, che tutti collaborano, insomma. Adesso no, ma però c'è sempre anche qualcosa da bere. Uh-huh. Un bicchiere di vino, la chiacchieratina, che si fa la sigaretta. Un caffè. Si va dietro il caffè. Quindi è un momento piacevole. Piacevole. E dopo andiamo di dietro a cominciare a mungere. Benissimo. A continuare la giornata, insomma. È facile mungere? Sì. È stato un... Beh, per me è stato un po' difficile all'imprincipio, ma adesso viene facile, no? Bene. E qual è il periodo in cui il gregge produce più latte? Il mese di maggio. E dopo la mongitura cosa avviene? E dopo mettiamo il latte a un caldaio grande, lo prepariamo per mettere il caglio dentro e dopo continuiamo col formaggio, la ricotta e via di seguito, insomma. Mm-hmm. Ora ci vorrebbe un altro video dedicato solo al formaggio, ma per ora ci fermiamo qui. Ti ringraziamo Agostino per averci permesso di girare questo video su antichi mestieri della nostra regione Abruzzo. Vi auguriamo una buona continuazione del vostro prezioso lavoro e ci salutiamo. Arrivederci. È stato un piacere collaborare con voi altri.